Sky Magazine. E siamo collegati al telefono con il direttore generale dell'ARPA Sicilia, il dottor Licata di Baucina. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Grazie per la sua disponibilità, prima di ogni cosa. Allora, noi l'abbiamo disturbata per capire un po' meglio quello che sta accadendo o anche quello che è accaduto, perché questa mattina molti portali di informazione lanciano un allarme. Allarme smog a Palermo, i rilievi dell'ARPA per il comune dicono che c'è un allarme. E qui a me scatta l'allarme. Quali sono questi rilievi? Con quali centraline sono stati fatti? Considerando che la stessa ARPA, la vostra naturalmente agenzia, ha fatto un controllo delle centraline di rilevamento dell'aria, si evince che molte di queste non sono più omologate, che altre non hanno funzionato per un periodo corretto tale da poter dare una misurazione corretta. Insomma, le dico molto sinceramente, dottore, non ci stiamo capendo niente, siamo al limite del che ci sentiamo un po' presi in giro, ma con il dovuto rispetto. No, io la ringrazio perché mi dà la possibilità di chiarire. Benissimo. Tutto questo focus che noi abbiamo anticipato e che in realtà l'ho anticipato io nella mia veste non di direttore generale di ARPA Sicilia, ma bensì di commissario ad acta per conto denominato con il decreto dell'assessore al territorio ambiente per la redazione del piano qualità aria della Sicilia. Benissimo. Come sapete va rifatto e va aggiornato, certo, in conformità al decreto legislativo 155. Benissimo. Questa è un'anticipazione di questa proposta di piano che io dovrò presentare, spero, al più presto. Benissimo. I tempi brevi per tutta la regione siciliana. Certo. Questo è il focus su Palermo, che io ho di concerto con l'assessore al territorio e ambiente e su richiesta del comune di Palermo, sì, delle persone dei due assessori competenti, sia Catania sia di ambiente Marino, certo, ambiente, che a seguito della riunione ci hanno chiesto alcune cose. Noi abbiamo detto che appunto come ARPA, perché l'ARPA mi supporta a me come commissario d'acta per tutte queste attività tecnico-scientifiche, avevamo questo studio, che è uno studio oggi, perché questo piano, ripeto, è una proposta di piano che io presenterò alla regione, che la regione dovrà approvare, teoricamente potrebbe pure rigettarlo, modificarlo, chiedere alcune cose, certo. E quindi naturalmente è uno studio tecnico-scientifico, un focus che io ritengo che sia attendibile, naturalmente, certo, soprattutto e beh, se non lo siete voi, è chiaro. E quindi è chiaro che sì. Ma oggi ha un valore tecnico-scientifico che però abbiamo ritenuto di anticipare proprio al comune di Palermo per dargli un supporto tecnico-scientifico, visto che deve assumere determinate decisioni e misure che riguardano queste le problematiche di traffico, le problematiche delle emissioni, perché il problema, appunto, come si legge nei vari articoli, non è solo il traffico, ma c'è anche un problema di camini e quindi di emissioni di PM10, certo, e quindi certo, non soltanto certo un discorso di traffico di auto. Ecco, ma voi questa misurazione, questo rapporto tecnico-scientifico, con quali mezzi lo riuscireste a procurare? Cioè, cosa vi serve per misurare la qualità dell'aria? Noi questo ecco, per quanto riguarda il piano della qualità dell'aria, dobbiamo fare una oggi, come oggi Palermo, le centraline non sono gestite da ARPA. ARPA gestisce 12 centraline sue, ma per tutta la Sicilia, nel giro della Sicilia. Le attuali centraline di Palermo sono gestite dalla RAP. Anche se naturalmente i dati poi a noi. Cioè la RAP vi gira i dati, naturalmente. Ma è la RAP che li gestisce, perché queste centraline allora a suo tempo le aveva installate e gestite l'AMIA. E quindi esatto, di conseguenza. Devo dirle però, sì, che noi abbiamo in approvato già dal Ministero e dalla Regione, finanziato dalla Regione ed è in gara, gara europea, la nuova ZETE aria, che sarà gestita dall'ARPA e che prevede 52 centraline in tutta la Sicilia, compresa Palermo. Quindi nel futuro ci saranno le nostre nuove centraline che potranno misurare la qualità che tutti i vari valori benissimo e che faranno tutto. Ma questo appunto è il futuro. Questo è il futuro. A oggi, però si andrà verso quello, quindi certo, che ben venga, che ben venga, certo. Oggi le gestioni sono, in Sicilia noi ne gestiamo, glielo ho detto, 12 nostre dirette. In Sicilia. Le altre sono gestite o dalla provincia o dai comuni. Però a me risulta che voi abbiate fatto, voi in quanto ARPA, proprio un controllo, cioè voi abbiate monitorato non la qualità
qualità dell'aria, ma abbiate monitorato quelle centraline che devono monitorare l'aria. Noi abbiamo fatto ancora di più. Noi sempre in convenzione quale supporto al famoso piano della qualità dell'aria, noi abbiamo aggiornato il censimento delle emissioni. Esattamente. E questo è lo strumento molto valido e importante. Certo. Perché noi finalmente, l'abbiamo anche pubblicizzato sul nostro titolo di giornale, abbiamo un censimento aggiornato di tutte le emissioni atmosfera per la Sicilia. Per la Sicilia, però per Palermo non potete averle, perché se le centrali non sono funzionanti, come fate ad avere questi dati? No, le emissioni, il costo delle emissioni. Ah, le emissioni. Noi l'inventario delle emissioni noi l'abbiamo avuto, perché ce l'abbiamo per tutto, pure per Palermo, perché praticamente riguarda tutti quelle industrie, anche aziende, appunto, panifici, certo. che hanno l'autorizzazione a immettere. Quindi voi partite dalla base di quali sono gli oggetti inquinanti, non state misurando qual è la qualità, voi dite ci sono tot canne fumarie. Poi per quanto riguarda sì, invece i dati del PM10, questo ce lo danno le centraline oggi SAP, prima, di conseguenza non ve li possono dare perché praticamente non funzionano le centraline. Questi dati ce li danno quelli che funzionano, okay. I dati che la SAP ha dato a noi, a ISPRA, perché sono dati che vanno poi a livello nazionale, a ISPRA, noi come dati questi li abbiamo presi. Cioè il fatto che per esempio la centralina di Via Evangelisti di Blasi abbia sforato i famosi 35 con il PM10, e quello è un dato oggettivo, certo. Pare che praticamente la più alta concentrazione di inquinamento sia in quella zona, nella città. Poi noi dico, alcune indagini specifiche le abbiamo fatte anche con mezzo proprio. Io le ricordo quando c'è stato il famoso incendio di Bellolampo, e ci fu quel problema di Orsina, il problema di Orsina, ARPA fece un apposito progetto e piano, e con i canister fece tutta una serie di indagini per monitorò e scoprì che in realtà c'erano alcune zone in cui il pericolo di Orsina c'era, e così come poi si è fatto anche il discorso del progetto specifico in attuazione sul suolo attorno a tutta la discarica di Bellolampo. Quindi noi abbiamo, a parte che ARPA c'ha anche dei mezzi mobili. Quindi delle installazioni che possono essere piazzate dove vuoi. Allora, io devo chiedere una cosa, perché c'ho nel frattempo un altro dato, una serie di risultati. Cioè, nel 2013 si è registrato un solo superamento del valore obiettivo annuale del nickel nella stazione di Palermo Indipendenza, parlando proprio di nickel. E poi c'è una precisazione che vorrei capire un po' meglio. Si precisa però che il dato si riferisce a un periodo di copertura dell'1,4% anziché del 50%, perché appunto al di là dell'essere omologato o meno, parte di queste centraline in realtà non hanno dei tempi di continuità costanti. Ci sono momenti, giornate in cui funzionano e giornate no, quindi la percentuale, quindi, dei periodi di copertura è tale da poter conferire un dato stabile. Perché la legge ci dà per avere dei dati attendibili al 100% determinate condizioni, quindi noi lo diciamo quando non ci sono le condizioni. Diciamo, no, da un punto di vista giuridico non è attaccabile, non è... scientificamente valido al 100%, perché mancano queste cose. Dico, anche lì io mi auguro che avremo la rete nostra, tra l'altro, io me lo auguro pure, perché a livelli di macchine all'avanguardia. Abbiamo oggi, già questa è una notizia, abbiamo oggi tre mezzi mobili che abbiamo consegnato ai dipartimenti proprio un mese fa, praticamente sono specifiche per l'area a rischio industriale, quindi Messina, Siracusa e Gela, che però sono mezzi mobili, quindi possono girare così, ma le abbiamo, e che sono dei mezzi che hanno delle strumentazioni all'avanguardia che coprono tutto, addirittura pure il PM2,5, le polveri sottilissime. E fanno tutta una serie di indagini che obiettivamente sono all'avanguardia in Europa. Fantastico. Quindi voglio dire, se c'è un problema particolare lo possono portare. Esattamente. Quindi, tornando velocemente alla questione di Palermo, sarò breve, le rubo qualche secondo ancora. Quindi, tecnicamente, quando si parla di dati dell'ARPA relativi a pubblicati ad aprile 2016 e poi si fa riferimento a rilevazioni fatte dal 2012 al 2014, si parla dei rilevamenti fatti dalla RAP con le centraline che voi stesse avete analizzato, sì, e Palermo, che non funzionano. Dico, sono le stesse centraline che voi dite, guardate che queste centraline non sono omologate. Quindi questi dati le centraline sono superate.
dobbiamo andare a infatti, cambiare. Quindi, però voglio dire, il dato è falsato, questo cerco di capire. Il dato è falsato, per quanto possa essere allarmante, però non è quello definito. Il dato è falsato, quindi quanto è attendibile questo dato? Beh, il foramento per esempio del PM10 viene registrato, semmai se la centralina non è adeguata a certe cose, il problema è che non mi rileva altri inquinanti che pur ci sono. Però dico, se c'è lo sforamento del PM10, quello viene misurato, quello c'è, esatto. Non è, possiamo dire che non c'è, certo. Possiamo anche vedere la locazione delle centraline, deve essere fatto in determinate circostanze, in determinate condizioni. Naturalmente nel tempo andrebbero verificate, perché le faccio, porto un esempio: una volta ci è capitato che una centralina ci dava un PM10 particolarmente elevato a cose, poi abbiamo visto che vicino c'era uno che vendeva le pannelle, quindi falsava tutto il dato. Quindi dico, voglio dire, anche la locazione va studiata e va adeguata, certo, negli anni del tempo, per evitare di falsare i dati. Allora, io ho qui con me il presidente dell'associazione Vivo Civile, che mi ha chiesto la possibilità di intervenire e farle una domanda, se lei me lo consente, dottore. Prego. Direttore, buongiorno, sono Robolti, buongiorno. Presidente di Vivo Civile. Volevo fare una domanda velocissima. Come mai in tutti questi anni non si è pensato di monitorare la zona portuale di Via Crispi, e se tra i suggerimenti che voi porterete all'attenzione del Comune c'è anche una maggiore attenzione per quelle che sono tutte le attività portuali, quindi navi, soprattutto in riferimento alle navi da crociera? Certamente sì. Noi nel questa famosa proposta di piano che io da commissario ad acta presenterò appena completo per tutta la Sicilia all'autorità regionale, c'è anche quel problema del porto e delle navi. Noi indichiamo anche, io per la verità indichiamo anche delle soluzioni che chiaramente deve essere la regione poi a dare, certo, ai comuni e alle autorità portuali, ma ad esempio bisognerebbe evitare che queste navi tenessero all'interno del porto della banchina accesi tutti H24 i loro generatori di corrente. Cioè, il problema è qual è? Che l'autorità portuale dovrebbe organizzare una rete elettrica necessaria da supportare. No, tra l'altro credo che sia l'Europa che ce lo chiede e ci obbliga, se no ci multa. No, certamente noi dobbiamo adeguarci alle direttive europee, poi sta all'Italia e alla regione siciliana, cioè i tempi dell'adeguamento, però noi non c'è dubbio che ci dobbiamo adeguare, perché se no ci saranno le infrazioni, come c'è l'infrazione appunto per l'aria e come ci sono le infrazioni per i depuratori. Perfetto. O per le discariche. È infatti necessario. Dottore, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, è stato esaustivo oltre ogni possibile anticipazione. Grazie mille al dottor Licata di Bocina, direttore generale dell'ARPA. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Time Magazine.